Ci troviamo a Novara per il 16° convegno nazionale Economia e politica del farmaco e delle tecnologie sanitarie. Abbiamo il piacere di parlare con il professor Claudio Iommi del Dipartimento Scienze del Farmaco dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale qui a Novara e CERCS dell'Università Bocconi di Milano. E allora professore, durante la sua relazione lei ci ha detto che la politica del farmaco non va stravolta ma modificata, resa più trasparente e stabile nel tempo. Che cos'è che deve cambiare per avere un sistema più gestibile, trasparente e stabile nel tempo? Ma allora, un primo aspetto importante è quello di cercare di modificare il sistema dei tetti sulla spesa farmaceutica che rendono sostanzialmente il sistema molto ancorato a approcci silos e molto complicato in gestione del payback. Sarebbe opportuno unificare i tetti, sarebbe in prospettiva interessante anche superare il concetto di tetto e prevedere dei target di spesa sostenibile più nel medio periodo. Questo è un primo cambiamento importante anche perché poi il risultato dei tetti, al di là della preventiva gestione della spesa, ha generato parecchie problematiche dal punto di vista tecnico-amministrativo nella gestione del payback. Il secondo punto essenziale è quello di collegare in modo sempre più stretto il valore aggiunto di un farmaco rispetto alle proposte di prezzo o comunque rispetto alle proposte di accesso al mercato. Questo già avviene in modo implicito, abbiamo una straordinaria occasione rappresentata dai nuovi criteri della valutazione di innovatività. Sarebbe interessante, visto lo sforzo di graduare l'innovatività, che questa graduazione poi si riflettesse in scelte di prezzo rispetto ai comparatori attivi presenti sul mercato. Un terzo aspetto importante è quello di avere una interazione più strutturata con i portatori di interesse. Le relazioni ci sono, ma sono probabilmente meno strutturate rispetto ad altri paesi, soprattutto in termini di supporto che diversi stakeholder potrebbero dare anche alla valutazione tecnica dei nuovi farmaci. E da ultimo è importante che il rapporto tra Stato e Regioni si semplifichi, si chiarisca e cioè che vengano realmente attribuite le competenze in materia di accesso, rimborsabilità, prezzo a livello nazionale e che i livelli regionali si focalizzassero soprattutto sugli aspetti di governo del comportamento prescrittivo. Questo già avviene di fatto in molte regioni che hanno impostato delle politiche attive di monitoraggio della prescrizione, di governo del comportamento prescrittivo. Sarebbe importante, ai fini anche di un più agevole accesso al mercato dei farmaci, una focalizzazione da parte delle regioni proprio di un appropriato utilizzo del farmaco stesso che avvenisse in modo più pervasivo.